È tutto pronto per l'inizio di questa gara. Scantano le moto. Si parte in questo istante con Brignoli. Partito bene. Va a difendere subito all'interno la traiettoria. Con Capelli che per un attimo rischia di girare il comando, ma poi è costretto a mollare i freni, a mollare il gas e a tirare i freni, vista la chiusura di Brignoli, e si rimette in terza posizione. Un Borkhammer sulla moto di Filippi, in lotta con Graziano Mele. Ci prova la curva 3. Da paura, da paura il sorpasso di Michele Filippi, che guadagna subito una posizione all'inizio di gara, da paura, mettendosi davanti a Mele. Perché buttarla subito dentro lì nel sinistra con la gomma al primo giro, c'è da fidarsi molto della moto. E tra l'altro è un posto dove cadono tantissimi amatori, quello lì. Assolutamente, è proprio per quel discorso che stavi dicendo, che è la prima curva a sinistra dopo una serie di curve a destra. Esatto, esatto. Guarda come va là. Doveva mettersi dentro alla 10, ripreso dalla moto di Mele. Da paura il sorpasso di Filippi, che in un giro guadagna due posizioni e si porta in decima posizione assoluta, naturalmente. E lì davanti Besana è a un tiro di schioppo. Certo, tra quel tiro e quello schioppo ci sono altre 6 moto che vorranno anche dire la loro. Ma mamma mia, intanto Mascoli, anche lui passato da Michele Filippi, scatenato. Mascoli forse fa bene a lasciarlo andare, perché non si stanno giocando la stessa classifica. Ricordiamo che Mascoli corre nella Open, mentre Filippi corre nella moto di serie. Secondo giro di gara, Filippi da 12° a 9°, ha già passato 3 moto. E adesso Besana, che è quarto assoluto, nonché leader della sua categoria, è lì, e potrebbe arrivare a prenderlo. Intanto Capelli, terzo, sta cercando di tenere prova il passo di Samarani, però lì davanti va forte. Sì, guarda anche i tempi, vanno forte, sì. Sì. Sono troppo, un po' troppo il distacco. 13-1, tra l'altro, mi chiedo come mai io tutte le volte che vedo Brignoli qui fa sempre dei tempi diversi, ma a volte l'ho visto fare 12-1, a volte come oggi 13-1. Allora, considera che ieri la pista non era nelle condizioni, anche noi abbiamo girato un pelo più piano. Era scivolosa, tutti si sono lamentati che la pista era un pelino più scivolosa. Quindi sai, magari quello che ti dice: ah, io lì ho fatto quel tempo. Sì, ma dipende in che giornata, le condizioni. Non è sempre uguale. Oh, 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 doveva frenare Kuringa. Su Fada è pericoloso. Aia, e qua si vede l'esperienza di Hermes Fada, che nell'incrocio di traiettoria si rimette subito davanti, come se niente fosse stato. Sì, effettivamente, poi considerando che Brignoli fa wild card, e lui se deve lanciare la moto è meglio che la lanci al National, esatto. Nel senso, cioè, se deve prendersi dei rischi, certo, è meglio che li prenda lì. E sai, magari oggi dice: oh, ma la magari scivola, la prende come, invece che andare a fare una giornata d'allenamento, sta facendo la gara. Sì, esatto. Andare a fare le prove libere e dice: facciamo la gara. Di solito effettivamente fa così. E Capelli, on board camera, sempre sulla sua R6, ha perso ormai il trenino lì davanti. Ma ricordiamoci che l'importante è portare a casa risultati utili per quello che è il suo vero obiettivo, ovvero andare a correre nell'isola di Man. Intanto qua ancora lotta con Frusconi e Graziano Mele per la 11ª posizione. C'è un errore nella grafica, vedete scritto Davide Fruscone, purtroppo è proprio nei risultati di gara, hanno scritto per sbaglio Fruscone e le nostre grafiche vengono generate in automatico dai risultati di gara e non è che ci possiamo fare tanto, e purtroppo è così. Però sappiate che ci teniamo a dirlo, si chiama Frusconi e non Fruscone. No, perché poi... dopo poi, ah no, avevi detto che... No. Frusconi. Frusconi. E non so perché hanno scritto Fruscone. Tra l'altro, inizio a pensare che Frusconi sia partito molto male, perché partiva sesto alle spalle di Fada. Fada è rimasto... oh, oh, Filippi alla curva 5 guadagna una posizione e si mette all'inseguimento di Kuringa davanti a lui. Dicevo, Filippi era sesto alle spalle di Fada e adesso Fada lo vede lì lontano. E Frusconi si trova a 12°. Quindi deve essere partito male, perché... molto, molto male. Dopo rivedremo le partenze. Eh sì, per perdere 6 posizioni deve aver... aia! Oh! Aia. Un punto anche veloce lì, eh. Eh sì, la moto deve andare a prenderla un bel po' di metri più in là. Per fortuna c'è una via di fuga molto importante, quindi è difficile che la moto poi vada in ghiaia a cappottarsi. Grazie Ettore Bonara per aver fatto quella via di fuga lì. Tanti motociclisti ti ringrazieranno, perché andranno a recuperare la moto senza grossi danni. Intanto qui ancora battaglia tra Kuringa e Fada. Kuringa ci riprova nell'esatto punto di prima. Ah, prova a mettersi dentro. Fada rialza la moto e Kuringa, con una sportellata virtuale, è andato a passare Fada e Filippi. Ne approfitta anche lui. Bravissimo Filippi a intravedere lo spiraglio. Deve fare così. Se vuole andare a prendere Besana lì davanti, deve andare a prendersi ogni occasione che gli capita. Fada va
frenare forte, ma non così forte per andare a passare Intrieri, che si trova davanti a lui. Sempre telecamera on board sulla moto di Davide Frusconi, ancora in lotta con Graziano Mele. Una lotta che ormai si protrae da 5 giri, perché ci troviamo adesso al quinto giro di 13 totali previsti e non riesce a passarlo. Quindi bravo Frusconi perché riesce a restare attaccato, ma bravo Mele perché non riesce a farlo passare. Anche lui, stesso punto. Aia! Gravissima la caduta di Capelli, che deve rialzare la moto e ripartire subito se vuole portarsi a casa un risultato. Guarda, quello lì è un punto maledetto. Io sono caduto nelle prove sabato e non c'è verso. E non è una curva, per dire, come la Rio di Misano, dove si cade tanto perché arrivi frenatissimo, no, e poi esatto, si chiude in frenata. È una cosa diversa, sì. Lì proprio tu sei lì che dici: ah, adesso faccio la mia bella curva. Perché, e la moto non... Perché cioè, poi sei in un punto che sei talmente tranquillo, sì, che dici: non può essere. Non può essere che sono caduto qui. Sì, non ci posso credere. No. E proprio intanto riparte Capelli, riparte. E sono curioso di vedere adesso se questo risultato qui sarà utile per portarsi a casa l'iscrizione all'isola di Man, o se dovrà iscriversi a un'altra gara per compensare, andare a fare un risultato utile. Peccato, è un duro colpo per lui, al di là del campionato moto estate, proprio per quell'obiettivo che ha. Eh sì. È davvero un durissimo colpo per lui. E chissà se la moto è a posto quando l'ha rialzata, chissà se ha ancora le pedane e tutte quelle cose lì a posto. E questo è uno dei problemi, perché nel caso si continua con quello che si ha. Quello che è rimasto attaccato è rimasto attaccato. Nel frattempo Nicolò Giri in quarta posizione sta facendo un garone pazzesco, perché si trova quarto nonché terzo della sua categoria. Lo vediamo qui adesso alle spalle di Besana, che inizia anche a dargli un po' fastidio, a mettergli anche un po' pressione. E ma la vera pressione... Eccola, aia! Un'altra. Aia! Un'altra caduta, un'altra sempre caduta. Sempre stesso identico punto. Sempre lì. Aia! Oddio, Madonna! Che brutto posto dove cadere! Mamma mia, ragazzi, cosa hai evitato? Che rischio che ha preso Giri! Porca vacca! Era paura, eh? Mamma mia, che rischio che ha preso! Oddio, per un attimo l'ho visto anche colpito da qualche moto. È quello che ha spaventato. Sì, si sono spaventati anche qui dietro Kuringa e Fada, con Fada che però sembrerebbe non avere... E instillato il gene della paura nel suo DNA. Ma la moto è ancora lì per terra. Ho visto la moto ancora là. Bisogna fare attenzione che la portino via al più presto, perché proprio all'uscita del cordolo doveva mettere le ruote. Sì, un posto pericolosissimo. Intanto qui dietro battaglia ancora tra Frusconi e Graziano Mele. Giù nel cupolino Frusconi, questa volta stacca fortissimo, non ce la fa a chiudere, anche troppo forte per evitare di lanciarsi come Capelli e Intrieri. Ha deciso di rialzare la moto e lasciar sfilare Graziano Mele, che sta facendo una gara da paura. Graziano Mele, una gara intelligentissima e di grande maturità, perché sta tenendo dietro un pilota esperto come Frusconi ormai da diversi giri. Filippi è scatenato, Filippi ha preso Besana ormai da due giri e adesso vuole andare a passarlo a tutti i costi. Prova l'attacco alla curva 5-6, bravissimo Besana a staccare fortissimo. In un punto in cui staccare forte può essere traditore, perché c'è un avvallamento importante in staccata. E guarda Besana come va a difendere qui la porta all'interno della curva 8, e nonostante ciò riesca comunque a uscire forte. Esatto, è molto bravo. Sta andando a fare una gara difensiva a tutti gli effetti Besana. Ormai ha lasciato perdere il crono, ha lasciato perdere tutto quanto, perché l'unico obiettivo è andare a tenersi dietro Filippi. Intanto è quadrato Aldeghieri. Proprio l'avete visto in questo momento, che sta facendo anche lui una bellissima gara. Si trova undicesimo e alle sue spalle troviamo Poncini e Bernoni tredicesimo. Oh, l'attacco di Filippi! Dentro su Besana! Un attacco alla morte, questo qua di Filippi con Besana, che gli dice: prego, passa che tanto ti rinfilo qui. Ed è tutto da rifare per Michele Filippi! Però... Mamma! Dove... Cosa ha fatto? Come ha fatto a uscire così forte dall'ultima curva? Dove si è infilato Filippi? Ma Besana ha il vantaggio di traiettoria e tiene la posizione all'interno. Da paura! Da paura! Si sono fatti tutto a rettilineo affiancati, spalla contro spalla della serie. Chi stacca prima, stacchi te, stacco io. Hai visto come sbanda la moto di Besana? Sì, ho visto. Staccata, sbanda tantissimo. L'ho visto, davvero ci va tanto. Oh, forte! Guarda dove frena Besana.
Guarda dove frena Giorgio Pesana, numero 98, peserà qualche chilo in meno di Filippi, ma quando va a schiacciare il freno sulla leva destra della sua R6 del team di Paolo Cannizzaro, sfrena fortissimo, intanto Filippi esce forte dalla 8, guarda Pesana dove resiste, da paura, ma Filippi è entrato fortissimo a cannone nella curva 10 e si è preso il comando della gara con questa lotta durata non so quanti giri, non so quante curve, ma Filippi è lì davanti, si guarda anche dietro per vedere dove è Pesana, e attenzione perché in questa lotta qui Fada potrebbe andare a prenderli e andare a dire anche la sua per la vittoria, mentre Kuringa lì dietro Fada l'ho visto con una gambina fuori in tutto il rettilineo, non capivo perché. Boh, ha rotto la pedana. Ah boh, farsi tutta la gara senza Pesana, senza Pesana. Senza Pesana, senza pedana. È veramente dura, deve essere dura, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Stavo ricapitolando, quindi oltre alla top 10 troviamo Aldegheri, Poncini, Bernoni e Capelli. Capelli che sta cercando di andare a recuperare qualche posizione. Eccolo qua inquadrato adesso proprio Francesco Bernoni, che al contrario della gara di Varano in cui aveva fatto dei bei sorpassi, purtroppo qua si trova senza nessuno davanti da andare a passare. Si starà annoiando un po'. E nel frattempo Capelli sta cercando di recuperare, ha preso Bernoni, sta guidando disperatamente Capelli per andare a recuperare posizioni. Da come fa questa curva a destra credo che non ha la pedana o ce l'ha veramente messa male, l'ha visto la fatica che fa. Oppure è successo come è successo appunto a me, di avere rotto sia la pedana che il pedalino del freno. Urca, dove la metti il piede? Niente, lo lascio in sospeso. Può essere per chi usa tanto il freno posteriore. Se arrivi lì e non hai il freno posteriore fai fatica, no? Sì, assolutamente. Nel frattempo inizia l'ultimo giro di gara e Filippi ha dato una lezione a Pesana in questi ultimi giri e in queste ultime curve. Ha allungato tantissimo, ha messo il turbo. Io non so come abbia fatto a migliorare così tanto rispetto alla qualifica, ma veramente ha fatto un salto in avanti da paura. Ancora lotta qui dietro con Frusconi e Graziano Mele. Mele questa volta va a frenare fortissimo, ha capito che lì Frusconi vuole andare a passarlo e Mele va a difendere con una potenza frenante davvero da fuori scala. Davvero da fuori scala. Inizia adesso per loro l'ultimo giro, lì davanti era già iniziato ormai da qualche curva, con Frusconi che ancora intravede la possibilità di andare a passare Mele e Kuringa che ha perso qualcosina e adesso è stato raggiunto proprio da Frusconi Mele, anche se Kuringa dovrebbe essere di un'altra categoria, credo sia nella Open, adesso così a memoria non me li ricordo tutti, ma dovrebbe essere, quindi in tal caso non guadagnerebbero posizioni per la classifica. Guarda Mele come va a difendere. Nel frattempo Luigi Brignoli, dopo una gara in solitaria, transita su una ruota sul rettilineo di Franciacorta e vince la gara davanti a Samarani per la categoria Open. E si può dare il via alla procedura di partenza. Nicola Novara con la sua bandiera rossa e la testa che riflette il sole si toglie adesso dalla griglia di partenza, dove iniziano a rombare i motori e scattano in questo istante i piloti della categoria Mini Open. Hai visto Barbiani come è partito subito verso l'interno per andare a chiudere, è una strategia di partenza molto valida. Gira al comando della gara Mauro Goffi in seconda posizione, poi Bleggi e Ferri ha perso una posizione, quindi si trova in questo momento in quarta piazza, via via a sfilare tutto il gruppone di piloti. Barbiani come guarda, già staccato da paura, già preso una curva di vantaggio su tutti gli altri, è partito davvero a cannone, a cannone. E Goffi nel frattempo fa gioco di squadra, forse per Barbiani, perché alle sue spalle c'è tutto il gruppone degli inseguitori che adesso si trova Goffi davanti ed è un osso duro assolutamente da passare. Si entra adesso nella curva 8, si spalanca verso la 9, si arriva poi alla 10. Un punto impegnativo questo. Un punto molto impegnativo perché non si trova mai il punto di corda in questa curva. Ti sembra entri, non ci sto, non ci sto, non ci sto. Poi alla fine capisci dov'è, ma probabilmente hai già perso un po' di tempo. Esatto. Invece lui è molto bravo perché fin da subito ha subito preso il suo vantaggio e ha subito confidenza con le gomme anche dal primo giro, gomme fredde, gomme calde, va bene. Da paura, esatto, per lui le gomme sono gomme, fredde o calde chi se ne frega. Intanto arriva il sorpasso di Bleggi che si prende la seconda posizione davanti a Mauro Goffi e guadagna così un gradino del podio virtuale. Intanto Gianmaria Gabbiani, si vede qui la differenza di prestazioni tra una moto Kit 3 e le altre moto. Intanto guarda dove va a frenare Magliano, da paura, staccato fortissimo, e Gabbiani per starci dentro è dovuto andare lungo per evitare di stendersi e quindi è stato ripassato dai piloti che avevano passato di nuovo sul rettilineo. Intanto si ripete la scena del rettilineo precedente con Gabbiani che sfrutta
la maggior potenza della sua Kit 3 si riprende la posizione, ma davanti a lui c'è quel Maiano lì che prima ha staccato veramente forte e l'ha messo in difficoltà. Assolutamente, c'è da dire che avere così tanto motore non sempre ti trae beneficio, perché con le moto che vanno un pochettino meno vedi che riescono a staccare più forte, più sotto e accelerare prima, quindi tante volte avere un po' di motore in più non sempre serve. Sì, esatto, soprattutto quello che ho notato prima, correggimi se sbaglio, che Gabbiani è arrivato molto forte alla curva e pensava di frenare dove frenavano gli altri. Esattamente. E poi quello è arrivato lungo. Intanto c'è un ritiro, una 125 che non va, 125 rotta, che strano, novità. Strano, un'Aprilia poi. Stranissimo. Io penso di aver rotto più pistoni con l'Aprilia che... non, guarda, una cosa inspiegabile. Inspiegabile. Sì, è vero, infatti non è una gara chi arriva primo sotto la bandiera scacchi, ma chi arriva. Punto. Nel frattempo qui Ferri si lotta per il podio con Mauro Goffi di fronte a lui e Bleggi è ancora davanti. Goffi si guarda dietro per vedere dov'è. Fabio Ferri dal cupolino gli fa cucù, sono qua, esce forte dalla curva 11, stacca fortissimo all'interno Fabio Ferri, bellissimo il sorpasso con Goffi che allarga anche un po' la traiettoria per lasciarlo passare e Ferri guadagna il podio virtuale. Adesso si getta all'inseguimento di Bleggi in seconda posizione. Barbiani comunque adesso ha un margine che gli consente una gran sicurezza, ma dietro di lui, oh, che bagarre. Il secondo, terzo e quarto stanno facendo una bella bagarre. Lui purtroppo è andato e credo che per loro sarà molto molto difficile andarlo a prendere. Sì, a meno di un inconveniente tecnico, un errore da parte di Barbiani. Ma Barbiani non mi dà l'idea che stia spingendo impiccato. Non ha neanche necessità. Esatto, è un pilota che si trova in quella condizione in cui non hai necessità di spingere come un forsennato. Non so, tipo Marquez in Argentina, ti ricordi che spingeva la morte, esatto. Poi infatti si è lanciato. Esatto. Quindi può fare il suo passo tranquillamente. Sta facendo il suo passo, beh, ma con un secondo, l'avevamo già visto appunto nelle qualifiche, un secondo e due ti permettono proprio di prendertela con una tranquillità tale e di guidare così. Esatto, quindi bisognerà che Ferri, che mi sembra in questo momento essere l'avversario numero uno per Barbiani in ottica campionato, dovrà cercare quel qualcosina che gli manca per andare a prendere Barbiani, perché Goffi alla prima gara non c'era, a questa qua si è presentato, non so se sia wild card o se faccia tutto il campionato, comunque ha una gara in meno, quindi sai, certo, influisce tanto dal punto di vista dei punti, anche se comunque ricordiamo che all'interno dei trofei Moto Estate, che si svolgono su 6 round, hai la possibilità di togliere il risultato peggiore. Ai. Volo di Gianmaria Gabbiani. Rivediamo il replay. Side proprio. Side. Partito il posteriore quando ha preso in mano il gas. Ombra camera sulla moto di Marta Leoni, che si trova in undicesima posizione. Alle sue spalle Maiano e davanti a lei tutto il gruppone che arriva fino alla seconda posizione. E secondo me starà pensando nel casco: ehi, vi prego, aspettatemi che arrivo anch'io, facciamo un po' di bagarre. Però purtroppo c'ha quei due secondini di ritardo che non le consentono di andare a prendere una scia buona e di agganciarsi al gruppetto, anche se si è diviso in due questo d'altra gruppo. Parte è normale, i ragazzi l'aspettano magari sotto casa, così ma in pista gli diventa un po' più difficile. Effettivamente hai ragione anche te. E qua intanto continuano a darsele di santa ragione per la lotta per la seconda posizione, con Ferri che sta studiando Bleggi ormai da diversi giri e sta cercando il punto giusto in cui andare a infilarsi, perché ormai si entra adesso nella metà della gara e Barbiani qui davanti sta dettando legge. Guarda che vantaggio che ha e guarda tra l'altro la pulizia della guida di Barbiani. Non scompone mai la moto, fa delle linee perfette, la fa scorrere tanto e paga tantissimo, soprattutto con le piccole cilindrate. Sì, ma infatti come dicevamo prima, non capisco perché lui entra così largo. Ferri e Goffi. Sì, ma forse per andare a prepararsi l'attacco qui. Comunque dicevamo, Barbiani chiaramente sta facendo un passo tutto suo e non sta forzando, riesce a guidare così bene pulito, infatti gli è venuto fuori un tempone. E di conseguenza anche a noi a guardare non ci sembra che stia facendo fatica, perché effettivamente secondo me non sta facendo una gran fatica, non sta spingendo tantissimo, più del dovuto. Intanto è quadrato proprio adesso Giovanni Maiano, detto anche Gianni per gli amici, che sta facendo una bellissima gara, si trova in tredicesima posizione, anzi in dodicesima posizione, alle spalle di Marta Leoni. Intanto qua davanti la lotta, Ferri doveva passare la curva 2, non si passa lì, è vietato passare.
E Bleggi prova a riprendersi la posizione, ma Ferri dà paura, dà paura. Il sorpasso di Ferri ha visto uno spiraglio in un posto in cui Non ci ho pensato un attimo. Non ho mai visto nessuno passare lì. E poi sai perché è stato bravo? Perché arrivando ad anticipare così tanto la corda ti trovi morto in uscita, soprattutto con una piccola cilindrata. Ed è stato comunque bravo a resistere, a restare davanti. Esatto. È stato lì la grande manovra di Fabio. E guarda quanto ha allungato adesso su Bleggi. Con Goffi che adesso deve darsi una mossa anche lui se vuole tenere il trainino di Fabio lì davanti e non andare a perdere la possibilità di giocarsi la seconda posizione. E che moto è questa qua? Questa è una Kawasaki, un 2,5 o un 300. Comunque, due tempi? No, quattro tempi. O il Ninja 250 o il Ninja 300. Ok. Intanto attenzione a Goffi perché ha deciso di dichiarare guerra a Bleggi quando siamo al settimo giro di gara e vuole andare a prendersi a tutti i costi la terza posizione. Prova adesso a affacciarsi qui in un punto difficile, ma in cui di sorpassi ne ho visti nella carriera del commentatore. Guarda come allarga la traiettoria per trovarsi dentro alla 9. Un sorpasso capolavoro questo qua di Mauro Goffi. Se l'è preparato da due curve prima per andare a chiudere la linea alla 8 e spalancare il gas il prima possibile, andare alla 7 e andare alla 9 a passare all'interno. Da paura. È stato molto bravo nella valutazione, era due giri che se la stava studiando e ha fatto un ottimo lavoro. Da paura. E qua si vede proprio la bravura del pilota, che non va di irruenza a buttarsi dentro come se non ci fosse un domani, ma va a studiarselo il sorpasso, va a prepararselo, va a confezionarlo, va a metterlo insieme e poi quando è il momento giusto, pam, affonda il colpo e in un punto in cui non te l'aspetti. No, in quella curva non te l'aspetti assolutamente, anche perché la strada è una sola, quindi sì. Non si può fare altre strade lì. Ho come l'impressione che Bleggi, vedendo anche i tempi che ha fatto in qualifica girando due secondi più piano di Goffi e di Ferri, abbia fatto un po' da tappo in senso buono nei primi sette giri. È partito bene, si è messo davanti e poi da lì mo mi passate, cioè sì, ho capito. E può essere, potrebbe essere una valutazione che non avevo fatto, ma potrebbe anche essere. Poi effettivamente con le moto di piccola cilindrata è difficile, se ti bloccano un giro due e quando lo vai più a prendere. Eh sì, esatto. E poi soprattutto hai visto che nel momento in cui Ferri e Goffi hanno passato Bleggi, boom, il gruppetto si è sgranato subito. Sgranato, sì. Ferri l'ha passato ed ha guadagnato quel secondino e mezzo, due secondi su Goffi. Goffi l'ha passato e a sua volta ha guadagnato quell'altro secondino e mezzo. Esatto. E quindi ho proprio quell'impressione là. Intanto entriamo nell'ultimo giro. Ultimissimo giro di gara con Barbiani che pennella le traiettorie sul circuito di Franciacorta. Colui che l'anno scorso ha avuto un miglioramento pazzesco fino ad arrivare a dire: ragazzi, l'anno prossimo ci sono anch'io, fate attenzione, tenetemi d'occhio. E così è stato, ha mantenuto le promesse, si è ripresentato in questa stagione più forte che mai, più determinato che mai. E adesso alla seconda gara di campionato sta per portare a casa un risultato da paura. Pole position, giro veloce, vittoria alla prima gara. Pole position, giro veloce e vittoria alla seconda gara. Di questo passo rischia di portarsi a casa il campionato con qualche gara d'anticipo. E arriva adesso sul rettilineo del terrapieno per l'ultima volta in gara qui sul circuito di Franciacorta nel secondo round della Mini Open 2017. Stacca forte, stacca fortissimo come il suo solito. All'ultima curva pennella questo cambio di direzione, destra, sinistra, transita sotto la bandiera a scacchi ed è lui il vincitore del secondo round di campionato. Pugno al cielo, si guarda dietro, vede il deserto dei Tartari e capisce che davvero quest'anno ne ha di più.